sera. Siamo? Secondo. Quando volete, chi parte? Allora, parto dal rigore finale che hai imparato, e faccio una domanda personale per un portiere, tanto ovviamente l'importante è che vinca la squadra, ma più contento per il rigore parato o per il clean sheet tenuto? No, il clean sheet è la cosa che mi piace di più in assoluto. Nel senso, non prendere gol per un portiere e poi vincere è uno spettacolo. Grazie. Hai bisogno di una prestazione così anche tu, oltre che tutta la squadra? Credo che veniamo da un anno dove tutti quanti abbiamo bisogno di far bene, di cercare di riscattarci, di dare il meglio possibile. Arriveranno dei momenti dove questo non sarà facile, ma stiamo cercando di dar veramente tutto. L'anno scorso, al di là delle colpe che sicuramente c'erano, c'è stato un periodo che girava anche un po' tutto male, probabilmente anche stando in porta, si percepisce che ogni palla che arrivava era gol. Oggi loro, soprattutto nel primo tempo, hanno avuto tante occasioni, ma siete sempre riusciti comunque a sventare. Hai percepito questo segnale positivo, così hai visto maggior grinta, ma cioè, non penso sia solo fortuna, vuol dire quello? No, sicuramente poi l'episodio ti deve girare a favore e quello è importante. Però credo che ci sia più voglia di essere squadra, di essere gruppo, di saper lottare. Oggi abbiamo fatto una partita magari meno bella rispetto alla prima, ma più sporca, più guerra, diciamo. E questo credo che alla fine abbia pagato. Come hai vissuto, come vivi il fatto l'anno scorso sei partito titolare, poi è entrato Andrenacci, poi adesso tocca di nuovo a te, come lo vivi tu, come lo vive lui, come lo vivete? Ma siamo due ragazzi rispettosi l'un dell'altro, ci alleniamo bene, ci aiutiamo, ci diamo consigli e lo viviamo bene. Poi è normale che, come ti ho detto, nel calcio può capitare di giocare, di star fuori, e uno deve sapere accettare le scelte che non sono nostre. L'anno scorso ti sarai fatto un'autoanalisi anche tu, no, quest'estate, cos'è che non è andato? Il fatto che magari avevi addosso anche un po' di ruggine, era un po' che non giocavi? Sicuramente l'anno scorso ho saltato il ritiro, venivo da 7 mesi di infortunio, non mi sentivo bene proprio con le gambe, con il mio fisico, e ho cercato di dare il meglio, ma in diverse partite non ci sono riuscito. Quest'anno cerco di riscattarmi e di vivere una stagione positiva. Dal punto di vista personale, sono stati comunque mesi importanti per te, no? A livello di vita, familiare. Ah, sì, quella è la cosa più bella del mondo. È nata una bambina e che ti porta energia, gioia, felicità, è qualcosa di meraviglioso. Restando sul reparto difensivo, che è quello che è di più vicino, senza fare confronti con l'altro anno, lasciando stare i tre centrali di oggi che c'erano già, cosa ne pensi delle due nuove fasce oggi c'erano Fares e Dittman, come ti sembra? No, sicuramente sono giocatori importanti, Lore ci ho giocato contro molte volte, è sempre stato un giocatore fastidioso, Momo credo che possa farci fare un salto di qualità e quindi devo dire la verità, abbiamo due ottimi giocatori. Difesa 3, difesa 4, cosa cambia per un portiere da dietro? Poi dopo è stata anche a 5 spesso, sì, no? Sì, difesa, certo. Perché dovevano ripiegare indietro. Cambia un po' il modo di stare in porta, devi capire un po' più dove può arrivare il pericolo e cambia nella fase di costruzione, nella prima manovra, però per il resto poi è molto similare. Castaldello ti chiede di stare più alto, più basso? No, il mister piace il portiere che sta alto, che cerchi di aiutare la squadra, che non disprezza il gioco comunque con i piedi, poi senza mai esagerare ed eccetera. Siamo a posto? Sì, grazie. Grazie. Grazie.